Siamo con Fabio Giulivi all'inaugurazione della nuova sede. Tanta partecipazione e per la prima volta si vede un centrodestra coeso. Sì, è la vera novità politica di queste elezioni venariesi, l'unità del centrodestra. Dopo 20 anni ci presentiamo compatti, con un rapporto non più tra alleati, ma proprio tra amici. Si è creato un bellissimo rapporto, lo stiamo vedendo nelle iniziative comuni, nella scrittura del programma, nell'apertura di questa sede, che vuole essere un segnale per il territorio, un segnale di vicinanza con la città. Non è semplice oggi, in un'epoca di politica fatta sui social, decidere di aprire un presidio, un point all'interno della città. Vogliamo farlo così tanti mesi delle elezioni, proprio per avvicinare sempre di più al territorio, ai cittadini, e tutto questo è possibile grazie all'unità della coalizione e lo sforzo che tutti i partiti fanno per tenere aperto questa sede. Il programma elettorale. Il programma lo stiamo scrivendo con dei tavoli di coalizione che sono iniziati già a dicembre, abbiamo già iniziato con i primi tavoli, nel periodo di febbraio consideriamo di chiudere tutto questo percorso e nel mese di fine febbraio, inizio marzo faremo la presentazione alla città, la restituzione di questo gran lavoro che stiamo facendo con un programma che toccherà tutti gli aspetti insomma, più importanti della città che presenteremo in un'iniziativa pubblica ai cittadini e alle associazioni. In questi giorni state incontrando i cittadini, quali sono le problematiche che stanno risaltando? Beh, sicuramente il tema della sicurezza. Venaria stiamo vedendo che da mesi è vittima di atti vandalici, abbiamo visto auto bruciate, furti negli appartamenti, atti di vandalismo in varie zone della città, quindi sicuramente il tema della sicurezza sarà fondamentale sulla nostra iniziativa. E poi il tema delle manutenzioni, una Venaria dà una sensazione di degrado, di trascuratezza, quindi per noi sarà fondamentale quello che definiremo un piano Marshall sui lavori di ripristino, quindi dai parchi giochi ai marciapiedi, agli sfalci. Venaria ha bisogno di un'iniziativa per renderla bella, accattivante per i cittadini che ci richiedono questo e per i turisti che si avvicinano alla nostra città, alla nostra reggia, quindi sicuramente sicurezza e manutenzione saranno le priorità di quella che è la nostra amministrazione.